Giorgia adorava visitare il museo. C'era sempre qualcosa di nuovo e interessante da vedere. Oh! Quello è un termostato, George. È un dispositivo che ha la funzione di controllare la temperatura di una stanza. Buongiorno ragazzi! Lui è Thomas Alva Edison. Il signor Edison era un inventore che ideò un gran numero di dispositivi di cui facciamo ancora uso al giorno d'oggi. Venite con me, ve li mostro. Uno è la lampadina. Un altro è il fonografo. E poi c'è la macchina da presa. Così George fece una fotografia all'oggetto che faceva fotografie. Voglio farvi vedere la parte della mostra che preferisco. Una riproduzione del laboratorio in cui lavorava Edison. Sì, usava le matite proprio come le usiamo noi. Questo qui è un fotogramma di uno dei suoi primi film. È abbastanza ironico perché Edison non amava molto fare il bagno. Sapevi che la festa preferita di Edison era la festa dell'indipendenza? Si era costruito anche i fuochi da solo. A George sembrava di conoscere molto meglio Thomas Alva Edison dopo aver visto tutte le sue cose. Inoltre era un gran golosone di torte. Ho il piacere di constatare che l'argomento della nuova mostra sia decisamente interessante. Ah, ti stimola a pensare. Mi ha fatto ricordare che dovrei comprare delle lampadine di scorta quando faccio la spesa. George si chiese se la gente l'avrebbe conosciuto meglio se avesse avuto un museo. Thomas Edison aveva un ritratto nel suo museo e ce l'aveva anche George. Sarebbe un espositore perfetto per l'invenzione più importante di George. Solo che George non aveva inventato un bel niente. Giusto? George doveva rifletterci un po'. Edison non amava farsi il bagno. Ma George lo adorava. Anche a George piacevano le torte. Ma erano rimasti senza. Cos'altro amava George? Edison usava degli arnesi per fare il suo lavoro. Anche George usava degli arnesi per fare il suo lavoro. Thomas Edison inventò un fonografo per ascoltare musica. A George piaceva la radio.
mancava ancora qualcosa. Una riproduzione del suo laboratorio. George non aveva un laboratorio, ma aveva una stanza da letto. Ed era qui che aveva prodotto le sue opere più importanti. Se avesse spostato i mobili in cucina, avrebbe sistemato lì la riproduzione. Oppure poteva creare una riproduzione qui, nella stanza da letto. Era come trovarsi nella sua vera stanza da letto. George ricordò che la festa preferita di Edison era la festa dell'indipendenza. Ma la festa preferita di George era Halloween. Adorava le maschere. L'espositore dell'invenzione di George era ancora vuoto. E ora anche il suo stomaco. George avrebbe scommesso di essere stato il primo ad aver fatto un panino al burro di arachidi, banana, fragole e uvetta. In fin dei conti, anche George aveva inventato qualcosa. In un museo serviva spazio per i visitatori. E frecce che indicassero dove andare. Le sue frecce avrebbero aiutato i visitatori a girare nel museo? C'era solo un modo per scoprirlo. Di essere in un vero museo. Le frecce dicono di andare qua, Steve. Qui dentro c'è la parte con la stanza da letto. Wow! È come essere in una vera stanza da letto. Cos'è questo caos? È il museo di George. Deve solo seguire le frecce. Ma questo è un panino al burro di arachidi, banana, fragole e uvetta? È l'ultima invenzione di George. Oh, un termostato. È una cosa che fa davvero pensare. C'è la fila? E come mai che la fila porta al nostro appartamento? Racchiuso in un piccolissimo appartamento, il museo di George è una delle perle nascoste di una città piena di sorprese. George? Ehi, rispetta la fila! Ma io vivo qui! Oh sì, come no? Torna in
fondo. Com'è possibile che una scimmietta riesca ad avere un impatto così grande su tutti noi? Lo sa? Questa domanda me la faccio ogni singolo giorno.